Ma buongiorno, buongiorno a tutti e buona settimana e buon lunedì da una Lecco che sembra si sia trasferita in Arabia Saudita. Caldo veramente micidiale, mi vedete tra il chiaro e il fosco, come si dice nel dialetto nostro, cioè tra lo scuro e il chiaro, tra il chiaro e lo scuro, perché ho chiuso un po' di imposte della cucina, perché davvero, ragazzi, è praticamente insopportabile. Video per raccontarvi la mia prima volta alla Lidl, non lo so, e quindi un video questo dedicato alla regina della Lidl o del Lidl, la nostra carissima Elisabetta R, che penso conosciate tutti. Ma questa spesa alla Lidl è stata un'avventura e mo' ve la racconto. Allora, io non ho il Lidl vicino. Quello più vicino è a Castione Andevenno, che è in provincia di Sondrio e che è sulla strada per andare a Edolo, dove c'è mio figlio Pietro all'università. Siccome questa settimana non è sceso lui, di solito scende ogni 15 giorni, ma siamo saliti io e Paolo, mi è venuto in mente che potevo fermarmi al Lidl quando non ero intrippata con queste cose. Non ci ho mai pensato, no? E quindi dico al Paolo: dai, quando ritorniamo, poi ci fermiamo al Lidl che devo vedere qualche prodotto. Va bene, ok. Scendiamo. Già arrivo al Lidl e faccio la. Sembro illuminata come la Madonna di Fatima, ma vabbè, è il sole. Arriviamo davanti al Lidl, mi fermo e faccio la fotografia all'entrata. E questo mi guarda e mi dice: perché fai la fotografia all'entrata? E dico no, perché devo metterla sui social, no? Come, cioè, voglio dire, a YouTuber. Ma metti sulla foto del Lidl? Sì, non preoccuparti. E poi la dedico alla Eli. Ma chi è questa Eli? Ma che conosco? No, non la conosci. E già qui cominciavo a sudare. Entriamo, gli dico: prendi il carrello. Ma va, le cose le teniamo in mano. No, Paolo, prendi il carrello. Ma no, ma figurati. Arriviamo, prima cosa che trovo in offerta è una mega confezione di 24 rotoli di carta igienica, perché dovete sapere che il Pietro prima di partire mi dice: ma non è che hai della carta igienica che l'ho finita, che dopo la compro. Allora io avevo una confezione che avevo qui a casa, gliel'ho portata, ma io non avevo più la carta igienica, no? E la carta igienica serve sempre. Allora dico: ok, prendiamo, e quindi rotoloni da 24. Cioè, mega confezione da 24 rotoli di carta igienica, perfetto. Poi comincio a girare e questo dietro dice: ma che cosa devi comprare? Ho detto: tu non preoccuparti, ci sono i consigli della Eli. Ma cosa ti serve? No, non mi serve niente, devo provare dei prodotti. Ma cosa compri i prodotti da provare che ce li abbiamo a casa? Allora, cioè, nonostante questo dietro con il fiato sul collo che mi dicevano: ma questi no, ma i detergenti ce li abbiamo già a casa, ma lo shampoo, ma perché prendi lo shampoo? Ce li abbiamo, sono giù in scorta, li ho visti io, sono in scorta. No, ma questa cosa non ci serve, ma così. Arriviamo davanti alla cassa, lui un muso così, ecco, e guarda te quante cose che non. Gli ho detto: ma non hanno una scadenza, cioè non è che non hanno una scadenza, la scadenza ce l'hanno, ma li usiamo. Adesso stiamo facendo tre docce ogni giorno, in una settimana un barattolo di doposchiuma, di bagnoschiuma va via. Un'ansia, ragazzi, prima e ultima volta che vado a fare una spesa di questo genere con mio marito, prima e ultima volta. Di solito vado da sola, però eravamo insieme. Perché questo era veramente allucinato. Avete in mente una persona allucinata? Ecco, lui, ogni volta che metteva un articolo sul rullo della cassa: questo non ci serve, e questo ce l'abbiamo. E questo perché gli ho detto: la Luci mi ha detto di prendergli uno shampoo, mi ha detto di prendergli un doposole. Insomma, non sono riuscita a vedere tutto quello che c'era della Lidl, perché a un certo punto, veramente mi sono saltati i 5 minuti. Ma nonostante tutto, ho fatto una spesa e ho comprato alcune cose, alcune consigliate, le volevo provare e quindi vabbè, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Di certo la prossima volta che salirò da Pietro andrò da sola o io e la Lucia, che non ci facciamo nessun tipo di problema. Consigliato dalla Eli, questi profumambienti. Io ho preso questa profumazione all'arancia, Macaron Edition, e a strawberry. La fragola? Strawberry? Fragola? Sì, perfetto.
Questi li ho pagati 3,99 euro e si presentano così, in questo vasettino veramente veramente carino, proprio anche di arredamento se vogliamo dire. Il profumo che è contenuto in questo boggettino di plastica, e questo lo metto in uso subitissimo, nella mia camera, molto delicato, non fortissimo, molto delicato, poi voglio vedere come si espande, ma poi comunque questo lo riutilizzerò per altri profumi, per altri profumatori, e con le classiche bacchettine di bambù, che bambù? Sono di bambù, non mi ricordo, che vanno poi infilate e staccate da qua. E quindi questi ne ho presi due, uno lo metterò sul pianerottolo della mia camera e l'altro in camera mia. Bene, poi ho preso questi per la Lucy. Maria, è caduto, speriamo che non si sia aperto. Mi abbassa. No, non si è aperto. Allora, che scimmiottano un pochino quelli della Garnier. Dunque, ho preso lo shampoo alla banana perché ha una profumazione che è meravigliosa e questa è già sua. Shampoo alla banana. Il balsamo alla banana. E la maschera alla banana. E questi li ho pagati. Allora, shampoo Air Fruit 1,99, balsamo 1,99 e la maschera per capelli 2,49. 2,49, 1,99 e 1,99. Sono vegani. 97% di ingredienti di origine naturale, non ci sono microplastiche, e vediamo se riesco. 100% la bottiglia è fatta con plastica riciclata ed è riciclabile. Direi che mi sembra un ottimo prodotto, ma poi vi dirò. Ok. Poi, sempre della stessa linea, ma non ho preso la maschera e questo l'ho preso per me, ho preso lo shampoo alla papaya e il balsamo alla papaya, sempre 1,99 euro. Adesso sentiamo il profumo perché tanto questi... Oh mamma, buono, non fortissimi, non fastidiosi, ma molto molto buoni, molto fruttati, perfetti per questa stagione. E anche questi sempre 1,99 euro. Poi, adesso io non ricordo se qualcuno avesse detto che fosse buono oppure no, comunque era lì, non potevo lasciarlo lì, no, come dice la Iris, non per copiarla, ma perché è una donna di ispirazione. Allora, con vitamina E e sale marino, talasso scrub, scrub esfoliante, una piacevole sensazione di rivitalizzazione. E questo sono 600 grammi. Per talasso scrub 3,79 euro, cioè francamente non potevo lasciarli lì, ma voi dovevate vedere la faccia ogni volta che io mettevo una cosa nel carrello, perché poi dopo lui è uscito a riprendere il carrello, perché Paolo non dice parolacce, quindi chissà nella sua mente mi ha maledetto in 75 lingue, però fa niente. Poi cosa ho preso? Poi ho preso questi tre saponi mani che erano troppo carini. E siccome sto finendo nei bagni del piano mio e quello del qua piano terra, il sapone mani che avevo comprato al DM, ho preso questo Passion Fruit e Coconuts. E no, non potevo, dai, cioè, scusa, uno entra alla Lidl e non compra queste cose. Ma no, ma poi queste cose si consumano, santa peppina. Pomegranate. E Elderberry. Elderberry? Cosa sarà? Sambuco. Ah, che meraviglia! Sambuco. Allora, questo lo apro perché lo uso. Sentiamo il profumo. Sì, ha il profumo di sciroppo di sambuco. Gli altri non li apro, E nulla, hanno un PAO di 6 mesi,
Non c'è scritto nient'altro. Il sapone liquido per mani arricchito con glicerina deterge delicatamente e idrata la pelle giorno dopo giorno, adatto per un uso quotidiano, tollerabilità cutanea dermatologicamente testata. Anche il Lynchy non mi sembra per niente brutto. E niente, ho preso questi tre e vediamo cosa costano questi sapone liquido mani 1,15. Dai, adesso parliamone. Ok, poi ho preso queste, perché queste poi, allora, nelle scansie non è un Lidl grandissimo, nelle scansie non c'era tantissima cosa, ma c'erano tutti i totem alla cassa, e quindi mentre lui scaricava le cose sul nastro trasportatore, io ci ho pestato dentro anche queste. Allora, crema dopo sole corpo rinfrescante alla menta, e anche questa e della Lucia, infatti mi ha detto fai subito il video perché questa me la devo provare perché vado in piscina con l'oratorio e quindi poi questa mi serve. Va bene. 100% con estratti vegetali bio, privo di parabeni, paraffine, olio minerali, cocamide DEA, che non so che cosa sia, PEGSless SLS, crema dopo sole corpo, pH bio da ricetta biologica. E questa l'ho pagata. Allora, crema dopo sole, crema dopo sole, vediamo, eh. Carta igienica c'era, no? Ho comprato una cosa per la casa che serviva. Maschera viso, profumatore, maschere, talasso, sapone liquido, pH, crema corpo, 3,79 euro. Ho preso questa, che è come dopo sole, e poi ho preso queste due, crema corpo all'aloe emolliente, sempre 100% con estratti vegetali bio, priva di parabeni, oli minerali, stessa identica cosa, prodotto biologicamente certificato IAB e vediamo se riesco a leggere, e vegano, vegano ok, sia questo e sia crema corpo delicata al fiori di cotone. Ora io la maggior parte di queste cose le ho viste appunto segnalate da Elisabetta, però so che ci sono anche tanti, c'è anche Ecaterina che usa i prodotti pH Bio, c'è forse anche Laura, ma poi vi metto tutti i contatti sotto perché sono tutte ragazze che io ho avuto il piacere di conoscere sui canali YouTube e fanno veramente delle buone recensioni molto oneste che aiutano a scegliere il prodotto. E poi ho preso allora un altro shampoo. Vabbè, shampoo alla mela verde non potevo non provarlo perché io voglio provare. Avete in mente il Campus di una volta? Sì, mela verde, ma a tubetto aperto. Non tantissimo, hanno dei profumi veramente molto molto delicati, piacevoli. Allora, idratante e nutriente, sempre con estratti vegetali 100% bio, sempre con le certificazioni che vi ho detto prima e sempre privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide DEA, PEGSless e SLS. Shampoo idratante e nutriente, questo alla mela verde e poi, vabbè, al cocco. Adesso mi è venuta la mania del cocco. Questo si sente, questo si sente proprio bene. Mamma mia, che meraviglia! Eccoli qua. Ma poi sono molto belli anche nel packaging. Mi piacciono tantissimo. Belli, belli, belli. Questi due shampoo costano pH Bio Shampoo Balsamo 2,29. Ok. No, pH Bio Sapore Liquido. Ma non è questo, no, questa qua è un'altra cosa, giusto? No, pH Bio questi, 2,29. Poi ho preso, ah, eccolo qua, sì, questo che ne avevo sentito parlare da, questo no, e gli altri sono tutti, ecco, questo
Ce n'era poi un altro alla vena, non c'erano tantissime referenze, ma poi erano alle altre casse e non potevo scappare dal carrello perché sennò mi avrebbe ammazzato veramente. Quindi vabbè, ho provato a comprare questo e sentivo appunto che Elisabetta diceva che ce n'era anche uno alla vena e mi pare di averlo visto, ma non sono riuscita ad accaparrarlo, anche perché avevo già altri tre saponi per le mani, vabbè, non volevo farlo arrabbiare più di tanto. E questo è sapone liquido igienizzante alla lavanda e sto finendo quello che tengo qua in cucina al limone e quindi questo lo andrà a sostituire. E questo pH Bio, vediamo, sapone liquido 2,29, ok, uguale agli shampoo. E poi ho preso 1, 2, 3, 4. Allora, 4 bagnoschiuma. E vediamo, pH Bio, bagno corpo, 2,29, costano tutti 2,29. Allora, ne ho preso uno alla vena. Ma tra l'altro mi piacciono tantissimo queste confezioni. Uno alla vena, sempre con le stesse caratteristiche. Uno alla camomilla, che ha un profumo delizioso. E infatti ce lo stiamo giocando io e la Lucy. Insieme a questo alla calendula, quindi o una tiene quello alla calendula e l'altra si prende la camomilla, ma farò scegliere a lei questo alla calendola. Hanno dei profumi veramente deliziosi, buono, buono, buono. E questo all'aloe. E siamo a posto. Poi di sfroso le ho proprio tirate su così, senza che lui se ne accorgesse, e ho preso le maschere viso della Sien. Questa al carbone vegetale, questa al Q10, sono sempre due per ogni confezione, questa al pomegranate melograno e questa all'aloe vera. E qua ce le dividiamo io e la Lucy. E queste maschere costano 0,99. Allora, questo è il mio bottino e guardate che è stata veramente una cosa difficilissima, ma veramente difficile e so che c'è gente che mi può capire. Sono uscita con la mia bella borsettona, adesso metterò via tutto, sicuramente utilizzerò per prima queste cose, così almeno Paolo non si arrabbia. Sì, sto guardando, ma non ho proprio più niente nella borsa. Sono stata contenta, contentissima di poter essere entrata e anche se con una toccata e fuga aver preso questi prodotti da provare. E poi pian piano li vedrete nei prodotti finiti o nei prodotti top oppure nei prodotti flop, non lo so, perché poi alla fine non è che per forza tutto deve essere sempre buono e tutto deve piacere a tutti. Si prova, però è vero che tanti sono prodotti per lavarsi, quindi va bene, a meno che siano che mi scortichino la pelle, vanno sempre bene, essendo biologici, la maggior parte dovrebbero essere tutti prodotti ottimi. Bene, io vi saluto, vado a fare la spesa per la mia mammetta perché non la faccio uscire con questo caldo perché altrimenti mi schiatta. E sono contenta appunto di avervi raccontato la mia avventura alla Lidl o al Lidl. Spero di riuscire a registrare un prossimo video prima di venerdì, perché venerdì, sabato e domenica io e il Paolino andremo a Trieste perché ci hanno regalato i nostri figli, mia mamma e un po' di parenti. 3 giorni a Trieste per visitare la città e vi dirò di più, questa non è stata colpa mia, eh. Mio cugino mi ha prenotato l'albergo, bellissimo, in centro a Trieste e sapete cosa c'è a 200 metri di distanza? Un DM. Allora ho fatto un patto con il Paolo, siccome lui deve fare una riunione per lavoro sabato pomeriggio che dura un'oretta, mentre lui fa la riunione di un'oretta, io passerò un'oretta al DM. E quindi ho preparato una borsa con i vestiti minima e poi ho una borsa vuota da mettere, da
poter utilizzare per la mia spesa DM. Cercherò di prendere solo le novità perché la Lucy vuol venire con me la prossima volta che andremo a Curno, però cioè, è impossibile, vi pare che io trovi un DM, anzi ce ne sono due o tre a Trieste e non ci vada. Lui fa la sua oretta di riunione e io faccio la mia oretta di sciallo, scialla o sciallo al DM. Va bene, spero di vedervi e di riuscire a caricare un prossimo video che preparerò domani e eventualmente lo vedrete settimana prossima perché in questo weekend noi saremo finalmente liberi. Ciao a tutti, grazie e buona settimana. Ciao!